Mercoledì 17 giugno 2009 in piazza Donatello a Firenze si inaugura la 39esima edizione della mostra in piazza degli artisti del gruppo Donatello e degli artisti invitati dagli artisti del Donatello. E in questi giorni, oltre a celebrare la 39esima edizione della mostra all'aperto, il gruppo Donatello festeggia anche i 60 anni di attività espositiva e non solo espositiva. E insieme a me c'è il professor Domenico Viggiano, presidente del Sodalizio Fiorentino. Beh, siamo arrivati a 39, l'anno prossimo saremo giustamente a 40 e poi avremo delle difficoltà a mantenere in piedi questa mostra. Come è stato detto più volte, siamo sotto sfratto, però noi pensiamo che anche se non avessimo una sede qui in via degli Artisti per Donatello, continueremo a mantenere viva l'idea. Il gruppo Donatello vuole che questa manifestazione sia viva. Come si può vedere alle nostre spalle, c'è una certa affluenza ed è una fase molto importante, è uno stimolo, quindi i personaggi che ci frequentano sia come espositori che come fruitori sono comunque dalla nostra parte, vorrebbero che questo gruppo continuasse ad esistere e che continuasse ad avere. Abbiamo delle buone speranze, speriamo veramente che alcune forze politiche ci diano una mano a trovare uno spazio che sia congeniale alla nostra storia. E possibilmente rimanere in questo quartiere. Faremo che di tutto, visto presente. E faremo di tutto per rimanere, perché crediamo che sia stimolante anche per le giovani forze. Avere una base in piazza Donatello vuol dire già appartenere un po' ad una storia. E la storia dell'arte è fatta di immagini, stimoli, ricordi e suggestioni. Io mi auguro che ci saremo sempre anche ai prossimi anni. Grazie. Sarà l'assessore alla cultura del Comune di Firenze Eugenio Giani fra qualche minuto a inaugurare ufficialmente la mostra. È una mostra che rappresenta una tradizione ma anche una prospettiva per il futuro che non ha precedenti a Firenze. Una tradizione perché è una mostra che va avanti ormai da 37 edizioni e conseguentemente rappresenta un punto di riferimento, l'unica in piazza, quindi ripercorrendo un'immagine che era quella dell'artista, penso all'età dei Macchiaioli, che si voleva proporre di fronte alla città. E anche oggi è l'unica manifestazione nella quale vi è la ricerca del pubblico da parte dell'artista in un luogo congeniale per gli artisti, laddove venivano costruiti i loro studi, in quella via che è ancora come toponimo via degli artisti, in quell'angolo che oggi è percorso dal traffico ma che una volta vedeva il cimitero degli inglesi essere in qualche modo l'elemento di confine con la città murata come era appunto in questa zona della città. Ma anche per la prospettiva, perché il gruppo Donatello è uno dei più vivi a Firenze, un punto di riferimento indispensabile, quindi un luogo di associazione di artisti che hanno come comune denominatore proprio quello di voler vivere insieme la loro esperienza figurativa, rappresentando in questa piazza i loro ultimi lavori, le loro testimonianze di un rapporto con la gente. Quindi lunga vita al gruppo Donatello, perché questa città ne ha veramente bisogno. Grazie all'assessore Eugenio Giani, ora il microfono passa a Giuliana Signorini, curatrice del catalogo, che è un'importante testimonianza di questo evento. Infatti la collezione del catalogo ci consente di ricostruire una bella parte della storia dell'arte contemporanea a Firenze nell'ultimo mezzo secolo. Sì, senz'altro, infatti noi abbiamo, diciamo, io ho curato personalmente gli ultimi 10 cataloghi. Prima invece era il professor Bandini, l'architetto Bandini, che praticamente si occupava di questa cosa, e lui ha fatto lo stesso dei bellissimi cataloghi. Il catalogo quest'anno è dedicato ai 60 anni del gruppo Donatello. Il gruppo Donatello è vivo da 61 anni esattamente, noi l'abbiamo celebrati adesso e diciamo 60 perché ci è piaciuto così il numero. Siamo nella piazza dove è nato il gruppo Donatello e è con molto piacere che io stasera la vedo gremita di artisti e di amici degli artisti. Ecco, ricordiamo ai telespettatori, per chi non avrà l'opportunità di venire in questi 3 giorni in piazza Donatello, il catalogo sarà disponibile nella sede del gruppo in via degli Artisti all'angolo con piazza Donatello. Ricordiamo anche che il catalogo è stato stampato dalla tipografia Pegaso, che da 10 anni fa i nostri cataloghi.
Ogni anno in occasione della mostra all'aperto viene pubblicato un catalogo ed ogni anno il gruppo Donatello chiama un importante critico d'arte ad arricchire questo catalogo con una sua introduzione critica. Quest'anno è stato chiamato forse il critico che da sempre più vicino al gruppo, il professor Corrado Marzan, che credo da quando eri bambino hai sempre seguito l'attività del gruppo. Come proprio hai detto bene, dico nelle prime pagine, nelle prime righe, io sono arrivato a Firenze nel 60, il primo incontro con due cari morti purtroppo, Aldo Affortunati e Girolamo Bonomi, accade qui durante l'estiva del 1961, e da allora questa piazza, pur con tutte le polemiche, è sempre stata una piazza che in un qualche modo ho cercato di privilegiare, cercando di far capire perché certe cose e non altre. Questa piazza ha un valore storico, ha un valore affettivo per gli artisti, è un punto di riferimento, e nonostante l'accerchiamento da parte del traffico, la roccaforte degli artisti resiste. Beh, vedi Fabrizio, alle nostre spalle c'è il tondo dei cipressi, come lo io chiamo, e non lo chiamo solo io così, che è il cimitero degli inglesi, dove è sepolta fra l'altro Elizabeth Barrett Browning. Qui davanti abbiamo le lapidi da Niccolò Barabino a Gianni Vagnetti, a Antoni De Witt. In questi studi gloriosi ha abitato per lunga pezza tutta la grande cultura fiorentina a cavallo di quegli ultimi anni grandi di Firenze, 1900-1935-36. Dopo purtroppo è stato quello che è stato. Ricordiamo le battaglie gloriose di un illustre presidente quale fu Mario Moschi, che lottò proprio perché questi spazi deputati rimanessero agli artisti, rimanessero vis-à-vis col cimitero, questa sorta, come dire, di collegamento fra la storia e il contemporaneo. Purtroppo non è andata proprio così. Purtroppo qualcuno non è andata. Ha suggerito una piramide tipo quella del Louvre di cristallo da posizionare in questa piazza come sede espositiva permanente per gli artisti. Modestamente le trovo delle trovatine, è inutile andare a fare, se no si torna a fare il discorso. Il tuo parere, sì, sì. Io su questo sono contrario, direi semmai di arrivare con chi verrà a governare questa città ingovernabile per tante ragioni, non è il caso qui di fare elezione, dico di dare una sede stabile almeno per quanto concerne la mostra all'aperto. Cioè vediamo se invece di mettere i cavalletti a prova di vento, mettere le sculture in bilico e compagnia, si sappia che in quel periodo, 3, 5, 10 giorni sarebbe meglio, piazzale Donatello diventa una piccola veramente Montparnasse che abbia però strutture e che abbia però, come fu la grande mostra che ebbi l'onore di curare, ancora tutti ricordano, nell'86 Firenze capitale della cultura europea, quando veramente l'amico Francesco Bandini costruì, cioè non lui fece costruire, un enorme padiglione a T, dove tutto era, e fu addirittura deviato il traffico. Allora, lanciamo questa proposta che mi sembra realizzabile, non è una proposta costosissima. No. Ricordati una cosa, Fabrizio, io torno da Roma e ho avuto incontri al Ministero della Cultura. In Italia non gliene fotte niente a nessuno, sai perché? Perché non dà voti. Hai capito? Non dà voti. Se tu qui proponessi di fare una piscina per il quartiere, domattina cominciano i lavori. Bene, speriamo, questa è la verità. Speriamo di scongiurare questa è la verità, questo tragico. Perché evento. Parlano di cultura senza neanche sapere se si scrive con la C o con la Q. Quando vuoi si può fare l'esempio e tu ne sei, sei testimone. Quindi l'augurio lo lancio. Bene, da questo microfono. Benissimo. Non sono speranzoso. Però noi sosteniamo e ciao. Grazie. Bene. Concludiamo il servizio con Gianluca Paolucci, presidente del quartiere 2 di Firenze, quartiere all'interno del quale insiste la sede del gruppo Donatello, sempre presente alle manifestazioni e sempre presente alla mostra in piazza che ha difeso come istituzioni e continuerà a difendere anche in futuro dalle minacce di trasferimenti di sede, di sfratti, eccetera. Ma allora, la mostra in piazza è un evento molto importante, fra l'altro è la 39esima edizione, quindi voglio dire, questo già da solo
dà il senso della importanza della manifestazione. Fra l'altro per il quartiere assume un significato rilevante perché riappropria in qualche modo i cittadini di questo spazio verde che purtroppo è molto bello ma un po' soffocato in mezzo al traffico di viale Circonvallazione e quindi non viene vissuto come forse meriterebbe. Il gruppo Donatello, fra l'altro, è un'istituzione presente nel quartiere, importante per tutta la città, ma il quartiere 2 si onora anche di averla appunto nel suo territorio e noi ci auguriamo, insieme all'assessorato, insieme al nuovo sindaco, di poter fare in modo che la sede rimanga in questo luogo, fra l'altro storicamente deputato un pezzo di Firenze, storicamente deputato alla presenza di artisti e di cenacoli di artisti. Grazie Gianluca, con l'intervento del Presidente del Quartiere 2 si conclude il servizio realizzato mercoledì 17 giugno 2009 in Piazza Donatello in occasione della inaugurazione della 39esima edizione della mostra all'aperto, mostra che si concluderà il prossimo 19 giugno e sarà aperta alle 10 del mattino fino a tarda sera.